Parte l'estate isernina e con essa il Borgo del Merletto, arrivato quest'anno alla terza edizione dopo il grande successo degli appuntamenti del 2022 e 2023. Un percorso esperienziale tra i suggestivi vicoli del centro storico che porta i turisti alla scoperta di una delle tradizioni più antiche e apprezzate del capoluogo pentro, il pizzo realizzato al tombolo. Ieri l'inaugurazione ufficiale con la presenza del sindaco Piero Castrataro e del presidente della provincia Daniele Saia, atteso, come ormai consuetudine, il boom di presenze. Noi in due anni abbiamo registrato circa 55.000 presenze e siamo felicissimi di aver creato tutto ciò, perché è nato tutto un po' per gioco, ma questo gioco è diventato qualcosa di importante per noi e per la città. I turisti sono affascinati da tutto ciò che vedono e soprattutto del patrimonio immateriale che riescono a percepire guardando le merlettaie all'opera e ammirando il meraviglioso albero della felicità, nato durante il lockdown ma che ha portato davvero un bellissimo esempio di rinascita e di rivalsa per il merletto che stava andando perso. Un appuntamento che quest'anno torna con diverse novità. Abbiamo tantissime presenze provenienti addirittura da altre regioni di comunità esperte del merletto, oltre alla professoressa e dottoressa Alessandra Caputo, che è un'esperta e studiosa del merletto italiano, che è venuta ad onorare e a vedere di persona l'albero della felicità, al fianco del nostro sindaco, che quest'anno ci è particolarmente vicino con tutta l'amministrazione comunale. Il Borgo del Merletto valorizza l'antica arte isernina e promuove allo stesso tempo la bellezza del cuore del centro storico. Tantissime merlettaie vivono proprio la lavorazione nei vicoli esattamente come si faceva tantissimi anni fa. E il centro storico si è animato con la presenza di molte botteghe dove sono esposti dei manufatti davvero molto antichi.